Piemonte, terra di grandi prodotti enogastronomici e sicuramente il vino trova espressioni di alto livello. Tra queste vi posso citare il Rouché. Lo conoscete? Scopriamolo insieme. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presento l'accento di Cantina Montalbera. Siamo nell'Astigiano, più precisamente a Castagnole Monferrato, zona vocata al vitigno Rouché. Questa è una DOCG molto piccola, di soli 110 ettari, posizionate appunto tra Castagnole Monferrato e altri sei paesini limitrofi. Il nome del vitigno è incerto come origine, alcuni lo attribuiscono a San Rocco, una chiesa che era posizionata proprio nella zona di origine dei primi vigneti di Rouché, piuttosto che dal termine dialettale appunto Rouché, che significa scosceso, in quanto questi vitigni erano nelle zone di collina esposte al sole e un po' arroccati. Cantina Montalbera è il maggior produttore di questo vino e sono viticoltori da sei generazioni. In particolare, come potete vedere dalla scheda, questo l'Acento è fatto con 100% uve Rouché, la nata in degustazione è il 2017 e la gradazione alcolica è di 15 gradi. Che sensazioni ci donerà questo vino? Lo scopriremo con la degustazione, ma prima, come sempre, un'occhiata più da vicino all'etichetta. Ed eccoci qui a vedere l'etichetta più da vicino, l'Acento, Cantina Montalbera, la denominazione appunto Rouché di Castagnole Monferrato, questa etichetta nera con bordature argentate e questi tocchi rossi sull'Acento, appunto l'Acento, il nome del vino è in corrispondenza sull'Acento di Rouché, appunto colorate nella stessa maniera, appunto per come questo richiamo al nome stesso del vino. Andiamo a girare la nostra bottiglia per vedere le indicazioni obbligatorie di legge, la denominazione, l'annata 2017, la gradazione alcolica di 15 gradi e anche una particolarità: viene indicato che questa bottiglia è stata prodotta con uva raccolta totalmente a mano. Abbiamo qui questo simbolino appunto che ce lo indica. È una particolarità di questa produzione che il produttore appunto tende a sottolineare. Che dire, nel complesso una bottiglia appunto molto elegante, si presenta bene, questa forma allungata sicuramente si fa notare all'interno dello scaffale. Bene, dopo aver visto più da vicino l'etichetta, andiamo ad assaggiarne il contenuto appunto della bottiglia e a dare i classici voti. Per la nostra degustazione partiamo dal colore, un rosso rubino con riflessi violacei che poi con l'affinamento tenderanno al granato. Andiamo a sentire al naso. Nota floreale sui temi della rosa e della violetta, accompagnato a una nota invece fruttata di confettura di frutti di bosco che regalano una piacevole sensazione molto intensa. Andiamo a sentire al gusto. Trama setosa, morbido, intenso, con un finale sempre fruttato e con una buona persistenza. Una serie quindi di ottime sensazioni. Andiamo a vedere come si traducono nei classici voti. E partendo dalla fascia di prezzo, questo vino merita due bottiglie su cinque. Si trova in vendita tra i 13 e i 18 euro alla bottiglia, che per un prodotto come questo sono sicuramente ben spesi. Non è di facilissima reperibilità, specie se si cercano annate precedenti a quella 2017. Per la versatilità assegno 4 bottiglie su 5. È un vino che è molto legato a piatti di terra, quindi carne rossa, ma anche zuppe di verdure oppure stufati. Un ottimo abbinamento è la selvaggina, ma anche la classica bagnacauda piemontese. Per me è comunque un vino da tuttopasto, con una nota dolce che lo rende abbinabile anche a dolce al cucchiaio, come ad esempio un'ottima torta al tiramisù.
Sulla facilità di beva assegno 5 bottiglie su 5. È un vino piacevolissimo che con le sue note può essere apprezzato anche da meno esperti. Questa sua facilità di beva è probabilmente data dalla parte di uve surmature che conferiscono una certa dolcezza e rotondità. Si presta a serate invernali con cibi sostanziosi o al classico pranzo della domenica. Temperatura di servizio tra i 16 e i 18 gradi. E arrivando infine al giudizio complessivo e come sempre personale su questo vino, assegno 5 bottiglie su 5. È veramente un ottimo vino per la sua categoria, oltretutto a un prezzo veramente interessante. Si presta a tante occasioni e non mancherà di stupire tutti, anche i palati più esigenti. In effetti, se è pluripremato da tante guide e da tanti degustatori, un motivo effettivamente c'è. Vi lascio il link a Cantine Montalbera per conoscere tutti i loro prodotti. Bene, e anche per oggi la nostra degustazione termina qui. Se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Condividetelo e iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite. E se avete qualche dubbio o qualche perplessità, fatemi pure una domanda sotto nei commenti. Vi lascio con le mie solite 3 raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere. La seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose. E la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao, alla prossima con Francesco su The Wine Channel.